16enne moldavo ha passato la vigilia di Natale con un poliziotto che lo ha portato a casa a cena con la sua famiglia. Sotto l'albero doni acquistati con una colletta della polizia di frontiera. Carla Cucchiarelli. Certe volte le favole sono davanti ai nostri occhi e non ce ne accorgiamo, hanno le facce delle persone che incontriamo per strada, i volontari delle notti fredde, i passanti del caffè sospeso, le persone in divisa. Certe volte una notte di Natale ne accadono, sarà che vogliamo essere tutti più buoni? E allora li portiamo all'aeroporto di Fiumicino, che non è quello raccontato nel film con Tom Hanks, ma può essere altrettanto freddo e disperato per un bambino moldavo di 13 anni che si ritrova solo e senza conoscere la lingua, la notte della vigilia appunto. Era in viaggio con lo zio, doveva andare dalla nonna, ma l'uomo viene arrestato, dovrà scontare 6 mesi di carcere. Ed ecco, il bambino Tom Hanks è improvvisamente solo in una sala d'attesa. Gli uomini della polizia giudiziaria della frontiera aerea di Fiumicino avvisano la mamma e cercano una struttura d'accoglienza per la notte. Poi si rendono conto che serve una vera casa, una famiglia, una notte di Natale come si deve. Un poliziotto si offre, porta il bambino a casa dai suoi, gli altri fanno una colletta e comprano i regali da mettere sotto l'albero. La notte della vigilia può fare questi miracoli, la mamma dà il consenso e parte per Roma. L'indomani abbraccia il figlio e il Babbo Natale che l'ha accolto per un giorno. Non è una favola, è tutto vero.